Ciao a tutti! Oggi è il 15 di giugno. Ieri abbiamo celebrato, ieri domenica, la solennità del Corpus Domini, cioè abbiamo puntato l'attenzione sul sacramento di Gesù presente in mezzo a noi attraverso il pane dell'Eucaristia. Sapete cosa mi viene in mente subito di dire? Ma insomma, ma il nostro Dio non può star solo e proprio deve stare comunque con noi? Ma vedete com'è una cosa bellissima, ma è anche stranissima, nel senso di stupore, di mistero grande. Dio vuole stare sempre con noi. È venuto in mezzo a noi, si è fatto uomo e vuole rimanere in mezzo a noi attraverso un pezzo di pane. Povero, semplice, piccolo pezzo di pane, come quello del pane dell'Eucaristia che mangiamo la domenica. Ora si vede proprio come il nostro Signore vuole da noi comune unione, vicinanza. Non è un Dio lontano, non è un Dio assente, è un Dio che si fa sempre vicino. Addirittura Dio si fa pezzo di pane spezzato per farsi mangiare da noi. Mangiare. Mangiare vuol dire che il cibo diventa tutt'uno con noi. Il cibo diventa tra poco corpo nostro. E così Cristo vuole diventare un tutt'uno con noi, fare comune unione. Lui ci prende e ci unisce strettamente a Lui. E come questo pane tra poco diventa calore, carne nostra, diventa corpo nostro, così io e Cristo, dopo la comunione eucaristica, io divento un tutt'uno. Lui ha detto, ecco, venite, mangiate, perché mangiando voi vi unite con me, avete bisogno di me per camminare nel deserto della vostra vita, avete bisogno di me. Io vi auguro una cosa sola, sentite cosa vi auguro. Di avere tanta, tanto, tanto appetito di questo cibo dell'Eucaristia, di avere tanto appetito di non poterne fare mai a meno. Mi raccomando, abbiamo bisogno di questo cibo che è Cristo. Senza di Lui il cammino è più duro e a volte quasi impossibile. Che il Signore ci conceda sempre la Sua presenza per noi, stupenda di questa Eucaristia, e noi, primo, accostiamoci a questo pane. Secondo, andiamo spesso alla presenza eucaristica. Quando passate davanti alla chiesa, fermatevi un attimo, andate davanti al tabernacolo, parlate con lui. Lui è nel tabernacolo, che vuol dire la tenda dei pastori. Sì, il Signore vuole stare ad abitare in mezzo a noi, fra le nostre case. Ecco, alcuni piccolissimi accenni sull'Eucaristia, si potrebbe dire molto, ma molto, ma molto di più. Che tu sia lodato, oh Signore, per la tua presenza eucaristica, che è il pane del nostro cammino. Ciao a tutti, ciao, buona giornata.